gli occhi. Nient'altro che strumento a nostra disposizione per conoscere il mondo. Un ponte che unisce in un batter di ciglia due luoghi lontani. Una serie di indizi su una mappa. E anche un gioco può diventare un grande viaggio. Raffiguriamo tutto ciò che possiamo vedere, ma non solo. Vogliamo rendere visibile il tempo, il movimento, le emozioni. Vogliamo calarci fin dentro il nostro cuore e la nostra mente e svelare l'inconscio, i pensieri, i sogni. Cerchiamo, scopriamo, viaggiamo con lo sguardo e col desiderio, ma continuiamo anche a porci domande in un eterno gioco di ricerca. Così le certezze di ieri si trasformano nei dubbi di domani. Diventano lo stimolo per interpretare una realtà sempre più complessa e affascinante. Persino i nostri fallimenti possono aprire frontiere per nuove ricerche e nuove avventure. Per conoscere i meccanismi che regolano la vita, la scienza si è spinta a guardare sempre più in profondità. Ha esplorato il corpo fino dentro i tessuti, le cellule fino a raggiungere il DNA e mappare l'intero genoma umano. Il genoma è la fonte delle informazioni che consentono di produrre i mattoni per fabbricare il nostro corpo. Ma conoscere il genoma non è sufficiente per comprendere la vita. Infatti, ogni organismo è un sistema complesso soggetto all'influenza del tempo e dello spazio. Per costruire una casa occorrono tanti elementi diversi: un pavimento, dei muri, delle finestre, una porta e un tetto. Ma nel costruirla non si può prescindere dal luogo in cui si trova, dal clima a cui è sottoposta e dall'utilizzo che se ne farà. L'epigenetica è la disciplina che studia il modo in cui il genoma di un individuo, fin dal suo concepimento, risponde al tempo e allo spazio. In antico greco epi significa al di sopra e indica tutti quei fenomeni che regolano il genoma senza alterarne la sequenza. Ma per capire meglio cosa intendiamo per fenomeni epigenetici, dobbiamo fare prima un piccolo passo indietro. Il corpo umano è formato da svariati miliardi di cellule di diverso tipo: neuroni, cellule della pelle, del fegato e così via. Tutte queste cellule però derivano da un'unica singola cellula, lo zigote, cioè il risultato della fecondazione di una cellula a uovo da parte dello spermatozoo. Lo zigote è una cellula totipotente, cioè racchiude in sé il potenziale per formare tutti i tessuti del nostro corpo. Il processo di sviluppo per cui da un'unica cellula si formano tutte le cellule del nostro corpo, diverse per forma e funzioni, è detto differenziamento. Ma nonostante un neurone e una cellula della pelle siano così differenti, condividono la stessa profonda radice e entrambe hanno un nucleo in cui è racchiuso lo stesso identico DNA. La sequenza di nucleotidi, adenina, timina, citosina e guanina, che compone la doppia elica del DNA, è la stessa sia per il neurone che per la cellula della pelle. Possiamo paragonare il genoma a un manuale, che al suo interno contiene le istruzioni per costruire le proteine, che andranno a costituire i vari tipi di cellula. Ma se le informazioni contenute nel genoma sono sempre le stesse, com'è possibile che si generino cellule diverse? Per fare questa rana ho dovuto piegare il foglio in 25 parti. Ho scelto il cigno perché da piccola il mio cartone preferito era l'incantesimo del lago. In questo libro ci sono un mucchio di animali fantastici, cigni, serpenti, topi. Basta seguire le istruzioni. Da uno stesso manuale posso scegliere di leggere una singola riga o un capitolo intero. Posso decidere di saltare delle parti, oppure posso guardare soltanto le figure o le note. Allo stesso modo, la cellula utilizzerà solo quelle istruzioni contenute nel genoma che le permetteranno di svolgere la sua funzione specifica.
Così come si possono leggere solo alcuni capitoli e non altri, allo stesso modo si possono annotare spunti, idee, riflessioni. Si può sottolineare o addirittura sovrascrivere. Si può dire che se la genetica studia il testo del libro, l'epigenetica è lo studio dei segnalibri e delle annotazioni posti al suo interno. È solo conoscendo il libro insieme ai segnalibri, cioè come il genoma risponde all'influenza del tempo e dello spazio, che possiamo conoscere il nostro corpo. È un po' come la differenza tra un libro appena stampato e lo stesso passato di mano in mano. Ogni volta che la cellula si duplica, questa trasmette alle cellule figlie il libro di istruzioni e anche alcuni degli appunti su come leggerlo. La grande differenza tra il genoma e l'epigenoma di un individuo, cioè fra il libro e i segnalibri, sta nel fatto che il genoma è fisso, mentre il suo epigenoma è dinamico. Dobbiamo abituarci a considerare l'epigenoma come un organismo vivo, che si modifica nel corso del tempo e che subisce l'influenza dell'ambiente. Ma prima di vedere in che modo il tempo e lo spazio influenzano il nostro epigenoma, occorre capire come vengono inseriti i suoi segnalibri. La doppia elica del DNA non viaggia libera nel nucleo, ma si avvolge attorno a delle proteine, dette istoni. L'insieme del DNA e degli istoni è detto cromatina. Per annotare questi appunti sul genoma, il nostro corpo modifica chimicamente la cromatina e il DNA. Prendiamo ad esempio questo libro. Una volta aperto, scopro che il testo non è leggibile per intero. Su alcune parti, infatti, è incollato un post-it che mi impedisce di leggere quella determinata porzione, per cui salterò dal punto A direttamente al punto D. E questo comporterà che salterò un'istruzione e la mia casa subirà delle modifiche. E lo stesso vale per il genoma. La lettura di alcune parti e non di altre comporta la sintesi di alcune o altre proteine. Questi appunti epigenetici possono essere informazioni utili nell'arco di un'intera vita e potenzialmente per più generazioni. Oppure possono essere note a breve termine che regolano i meccanismi biologici quotidiani. Incomincio ad avere un po' fame. Io mangio sempre a luna. In genere a pranzo mangio leggero. La cellula del fegato di una persona abituata a mangiare a luna circa comincerà a produrre le sostanze necessarie alla digestione per quell'ora. In una persona abituata a mangiare prima, lo stesso processo avverrà prima. È un po' come se ci fosse un orologio biologico settato dall'ambiente e mantenuto epigeneticamente giorno dopo giorno. Quando le nostre capacità si sono scontrate con i propri limiti, quando guardare ad occhio nudo il cielo o sin dentro le pieghe di un volto non è stato più abbastanza, allora, tramite l'impegno collettivo e il progresso tecnologico, siamo riusciti a superarci. Abbiamo trovato il modo di vedere sempre più lontano e sempre più vicino. Valentina mi ha appena mostrato i risultati di un esperimento di riprogrammazione di neuroni, esperimento che era praticamente impossibile da fare fino a poco tempo fa. Questo esperimento viene svolto all'interno di un progetto nazionale chiamato Epigen, i cui finanziamenti vengono assegnati dal CNR, dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, che coordina 70 laboratori nazionali che insieme stanno cercando di sviluppare queste tecnologie di tipo epigenetico per comprendere il funzionamento cellulare.
La quantità di dati prodotta da questo progetto è enorme, tant'è vero che abbiamo bisogno di utilizzare tecnologie sofisticate di tipo bioinformatico e stiamo formando un centinaio di giovani proprio all'uso di queste nuove tecnologie. Cosa fa l'epigenetica? Cosa studia? Cerca di studiare i meccanismi che vengono utilizzati dalle cellule per poter cambiare, per potersi adattare all'ambiente. Anche, per esempio, per la produttività di tipo agroalimentare, studiare come l'ambiente ha effetto sulla qualità dei prodotti agricoli. Questo studio servirà ad applicazioni sulla salute umana e permetterà di comprendere come anche farmaci di nuova generazione, chiamati farmaci epigenetici, possano servire a curare le patologie che attualmente sono in studio. Quando giochiamo a flipper e la pallina è nella buca, può prendere qualsiasi traiettoria e colpire diversi bumper per fare punti. Nella stessa maniera, le cellule di un embrione hanno la potenzialità di dare origine a tutti i tessuti del nostro corpo, come neuroni, cellule della pelle, cellule del fegato e via dicendo. E questo avviene tramite il progressivo accumulo di modificazioni epigenetiche in un processo chiamato differenziamento. Questa specializzazione fino a pochi anni fa si pensava che fosse irreversibile. Da qualche anno a questa parte, però, noi siamo in grado di riportare le cellule già terminalmente specializzate indietro, ovvero farle ridiventare come se fossero cellule embrionali. Ed è un po' come quando, giocando a flipper, noi rimandiamo indietro con le alette la pallina alla buca da cui è uscita, in modo da poter iniziare una nuova partita. Questa possibilità di ricominciare la partita, riprogrammando appunto cellule specializzate a questo stadio embrionale, sta aprendo scenari veramente rivoluzionari in medicina. Innanzitutto per la possibilità di rigenerare tessuti malati del nostro corpo, perché se io prendo per esempio una cellula della mia pelle e appunto la riporto indietro e poi ci posso fare un neurone o una cellula del pancreas, ecco che posso pensare di rimpiazzare delle cellule che avevo perso o che erano state danneggiate. L'altro grande filone è quello che ci dà la possibilità per la prima volta di studiare le malattie umane e di sviluppare nuovi farmaci in modo molto più efficace rispetto al passato, perché fino adesso il problema nel nostro capire le malattie umane è stato quello di non avere accesso alle cellule veramente importanti, perché le cellule veramente importanti, ad esempio i neuroni o le cellule del cuore, stavano appunto nel corpo dei pazienti. Nel nostro laboratorio studiamo due malattie genetiche dello sviluppo, la sindrome di Williams e una forma particolare di autismo, proprio grazie alle tecnologie di riprogrammazione cellulare. Abbiamo infatti riprogrammato le cellule della cute di questi pazienti e abbiamo scoperto che nei primissimi stadi dello sviluppo di queste cellule le alterazioni genetiche si fanno già sentire, con un difetto nella regolazione del circuito epigenetico di queste cellule. Quindi un esempio particolarmente affascinante di come l'epigenetica sia in questo caso allo stesso tempo strumento e oggetto dello studio. Strumento perché è proprio la riprogrammazione cellulare che, resettando l'epigenoma, ci consente di riprogrammare cellule della cute di questi pazienti in cellule embrionali. Ma è anche, diciamo, l'oggetto dello studio, perché così facendo abbiamo scoperto che queste malattie genetiche causano i problemi, che causano proprio agendo sugli interruttori epigenetici, praticamente su quei segnalibro, sulle istruzioni che ci consentono di leggere il libro genoma, e in questo caso appunto proprio su una proteina che toglieva i segnalibro. È causato sia da alterazioni genetiche che da alterazioni epigenetiche. Il problema è che la terapia tradizionale colpisce le cellule tumorali, ma anche le cellule normali, un po' come nel gioco del biliardo, dove per colpire il bersaglio,
Quindi in questo caso la palla numero 8, il tumore, io devo colpire per forza anche cellule normali. Il nostro obiettivo è colpire la palla numero 8 ed evitare che le altre palle siano colpite anch'esse. Per fare questo dobbiamo studiare le alterazioni genetiche ed epigenetiche delle cellule tumorali e distinguere da quelle delle cellule normali. Poi, una volta individuate queste alterazioni, i nostri farmaci sono in grado di dirigersi contro queste alterazioni selettivamente. Questo è l'obiettivo della medicina personalizzata. Avrei voluto colpire la palla numero 8, cioè la cellula tumorale, e buttarla in buca, cioè ucciderla, ma non è così facile. Le terapie epigenetiche sono dirette contro alterazioni epigenetiche nei tumori e sono una realtà. Infatti esistono terapie epigenetiche, in particolare una terapia epigenetica, contro un bersaglio epigenetico alterato nelle neoplasie umane. Queste terapie però non sono sufficienti, agiscono solo contro una piccola percentuale di tumori. Per questo motivo le nostre ricerche stanno trovando nuovi bersagli epigenetici e nuovi farmaci che stanno entrando adesso in sperimentazione clinica. E con la combinazione di queste terapie nuove con quelle esistenti, noi speriamo di raggiungere un'efficacia molto maggiore nel trattamento dei tumori. Tutti sanno che come siamo fatti dipende dal nostro DNA, però non è tutta la storia. Il DNA è la genetica, ma il nostro DNA ha anche un'epigenetica, cioè una serie di modificazioni che sono fatte sul DNA stesso e sulle proteine che lo avvolgono. Il DNA rappresenta un testo, una storia per esempio, ma come viene letta questa storia e l'intonazione e il senso che diamo complessivamente alla storia può variare. E varia perché cambia il DNA stesso, che può essere leggermente modificato con piccole modificazioni chimiche, o possono esserci modificazioni chimiche delle proteine che sono legate al DNA, quelle che costituiscono la cromatina. I gemelli omozigoti hanno esattamente lo stesso DNA, sono perfettamente identici geneticamente, eppure cominciano a divergere da quando sono piccolini, mano a mano nella loro vita. Quando eravamo un pochino più piccoli eravamo molto più simili, poi vabbè, col crescere ognuno ha anche un pochino più il suo stile e poi siamo molto più diversi, sia fisicamente sia caratterialmente. Blu e azzurro. Azzurro e viola. Qua per esempio abbiamo un gioco in cui bisogna trovare le tessere identiche. E le tessere rappresentano due gemelli che all'inizio sono del tutto identici, e poi mano a mano, da ragazzini, da giovani adulti e poi da anziani, divergono sempre di più. Biscotti. Tre biscotti. O biscotti o tipo merendine con latte. E caffè. Caffè e succo di frutta. Il latte non lo bevo più. Perché sono diversi gemelli tra di loro? Perché sostanzialmente interagiscono con l'ambiente e l'ambiente cambia leggermente le proteine che avvolgono il DNA e quindi la cromatina. E quindi cambia il modo in cui il loro DNA viene usato. Che cos'è l'ambiente in questo caso? L'ambiente è la loro storia, dove vivono, che cosa fanno, ma è anche il loro ambiente interno, quali malattie hanno avuto, come cosa hanno mangiato e come in qualche maniera rispondono o interagiscono nel posto in cui vivono. È diverso per chi lo vede dall'esterno, che vede tante cose simili e quella piccola differenza. Per me lui è completamente diverso da me. L'epigenetica è strettamente legata all'ambiente, in particolare all'alimentazione. Sappiamo tutti che è molto importante mangiare bene per avere una vita sana, ma perché? Come esempio possiamo usare il famoso paradosso francese. Perché i francesi, che mangiano tanto grasso, non sviluppano malattie cardiovascolari come gli americani?
Da pochi anni adesso si sa che la risposta potrebbe essere il vino. Una molecola contenuta nel vino potrebbe diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi bere un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute e ci rende anche un po' felici. Una cosa affascinante dell'epigenetica è che non ha effetti solo sull'individuo stesso, ma anche sulle generazioni future. Emily si sta riferendo a un caso molto studiato, che è quello dell'inverno della carestia olandese. Nel 1944 i nazisti bloccarono il trasporto di cibo in Olanda e per alcuni mesi centinaia di migliaia di persone ebbero troppo poco da mangiare. Forse non sorprendentemente, i figli che nacquero dalle donne incinte in questo periodo nacquero piccoli ed ebbero problemi cardiovascolari per il resto della loro vita. Ma la cosa più sorprendente, invece, è che anche i figli di questi figli, che non hanno mai visto una carestia, nacquero già con problemi metabolici e svilupparono problemi cardiovascolari durante la loro vita. Questo è un esempio ben documentato perché la causa era molto evidente, ma altre cause meno evidenti avranno lo stesso effetto sui nostri figli. E quindi ognuno deve essere ben cosciente che il suo stile di vita non ha effetti solo su se stesso, ma anche sui suoi figli e forse anche sui figli dei suoi figli. Rughe, acciacchi, malattie, segni visibili del tempo e dell'ambiente dove abbiamo vissuto. Oggi però, grazie all'epigenetica, gli effetti dell'ambiente e del tempo sul nostro corpo diventano per la prima volta leggibili a un livello più profondo. Oggi stiamo cercando di capire il linguaggio con cui sono scritti gli appunti e i segnalibri sul nostro DNA, a capire perché alcune note rimangono più a lungo di altre e quali si trasmetteranno alle generazioni future. Col tempo forse impareremo a cambiarle, a riscriverle e persino a cancellarle. Vedere ci aiuta a conoscere. Ma per comprendere appieno il nostro corpo, dobbiamo considerare il tempo e lo spazio in cui è immerso. Siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda. Ci muoviamo tra gli assi del passato, del futuro e di un presente in continua trasformazione. L'epigenetica ci ha permesso di seguire le impronte che l'ambiente lascia sul nostro DNA. Ha permesso di leggere i segni del tempo e dello spazio sul nostro corpo. Osservare però non ci basta. Osservare porta a voler toccare con mano, sperimentare, intervenire. I nostri occhi ora possono vedere l'invisibile.